Ed eccoci qua ragazzi, bentornati sul mio canale. Qui è sempre Uchika Gamer che vi parla e siamo tornati su FIFA 18. Siamo qui esattamente nel punto in cui ci siamo salutati la scorsa volta, anche se vi chiedo scusa se non ci sono state partite, ma il tempo che ho a disposizione per registrare è veramente poco contato, proprio perché sto riuscendo a registrare a fortuna questi turni che mi stanno facendo fare, e quindi quel poco che riesco a fare meglio approfittarne. E siamo qui a Monaco di Baviera dopo aver firmato nello scorso episodio il contratto con appunto il Bayern, e siamo pronti per continuare la nostra carriera, la nostra storia di Alex Hunter in questo nuovo campionato nella Bundesliga, e andiamo a vedere che cosa ci aspetta. La prima partita, Hoffenheim contro il Bayern Monaco, e partiamo quasi titolari ragazzi con il nostro bel Carletto Ancelotti. E controlliamo Hunter. Obiettivi nascosti. Andiamo. Bayern che riparte da Alex Hunter, arrivato nel mercato di gennaio per riscattare la stagione bavarese. La squadra in ritardo in Bundes è già fuori dall'Europa. Prestazioni non in linea con il valore della rosa e con il blasone di questo club. C'è stato qualche infortunio di troppo là davanti, è vero, che ha costretto il tecnico a delle scelte obbligate. Ora sperano di aver chiuso definitivamente i conti con la sfortuna e di poter voltare pagina oggi con l'esordio del loro ultimo acquisto. No, cosa hai fatto? Hanno optato per Hoffenheim, scusate. Una coppa permettersi di giocare con due soli uomini in mezzo al campo, a meno che non voglia di trovarsi in balia degli avversari. Ecco gli 11 del Bayern. Partono col 4-5-1 che però può diventare anche 4-3-3. Il piano tattico sembrerebbe questo, però... Pierre. E così deve averla preparata. Arturo Vidal. Thiago Alcantara. Palla profonda per Müller. Attento qui il difensore che allontana. Hanno una bella formazione, bella compatta in difesa, questi. Thomas Müller. Hunter. Pallone interessante. No! Mannaggia. Alla pupazza. Arturo Vidal. Tocco verticale interessante. Ah, perché non hai preso? Risolve lui. Il Bayern è pronto per la rimessa. Arturo Vidal. Tolisso. Thiago. Ecco Ribéry. Wow. Ha pulito l'area concedendo il calcio d'angolo. Palla messa in mezzo. Hunter. Beh, non lo so perché l'ho marcato. Occhio al tiro della bandierina. Buono l'intervento del difensore che spazza via. Alla girare. Ribéry. Hunter. Perde palla. Pizza. Si riprenderà dunque con un fallo laterale. Hanno regalato il pallone su questa rimessa. Oh, ma io l'ho schiacciato. Ok. Hunter. Gol. E segna Hunter. Che impatto per lui sul match. E non ci ha messo molto a lasciare il segno, se il buongiorno si vedeva al mattino. Un grande gesto tecnico. Grande freddezza. Enorme precisione. Andiamo così, dai, raga. Primo gol in Germania. Bayern è avanti. Bicacic.
protegge palla col corpo. Avanza Müller. Tolisso. Vidal. Occhio a Thiago Alcantara. Cosa hai fatto? Canta su questo tiro ravvicinato. Ha optato per la precisione. Non ho capito che caspita ha fatto. Non riesco a spiegarmi. Forse l'ha colpita male. Fatto sta che la palla non ha preso l'effetto desiderato, terminando abbondantemente. Mannaggia Thiago. Siamo già al trentesimo. Ottimo. Acquisto importante quello di Hunter, ragazzo molto giovane ma dal grande potenziale. Riuscirà a esprimersi sugli stessi livelli, Stefano, quelli visti in Premier e in MLS con i Galaxy? È esploso la stagione scorsa, imponendosi come uno dei prospetti più interessanti in circolazione. Ha ancora ampi margini. Attenzione, tutto solo! Grande intervento del portiere. Sono già a lasciarmi gli spazi vuoti. Frank Ribéry. Il Bayern prova a spingere in avanti. Oh, ma spinto e basta. Premia la corsa sulla fascia. Dai, eh. La mette in mezzo con questo pallone. Bravo. Non tieni la posizione, non vedo dove sono. Thiago Alcantara. Oh, lag. Si avvicina all'area. Contrasto riuscito. Palla che rotola via. Sale Thiago. Ruba bene palla alla bersaglio. Mannaggia, faccio fatica a rubarla e tu la sprechi così. Due minuti di recupero. Due minuti di recupero. Pochini. Polanski. Ottima la lettura del difensore che ha capito tutto. L'arbitro manda tutti negli spogliatoi per il momento. 1-0 dopo i primi. Vabbè dai, 1-0 ragazzi, stiamo vincendo la nostra prima partita qui nel campionato tedesco. C'è il segnale dell'arbitro, comincia il secondo tempo. Vai, eh. C'è spazio per andare. No, non c'è spazio per andare. Mezzo dopo un buon intervento. Frank Ribéry. Müller. Thiago Alcantara. Pallone interessante. Vai così. Ma che tiro di Emmental però. Che sta mozzarella. Alexander è uno degli osservati speciali di questa sfida. Come se la sta cavando, Stefano? Può essere contento per aver dato il vantaggio alla sua squadra. Vedremo se riuscirà a farne altri nella ripresa per chiudere i conti. Intanto c'è qualche calo di. Perdono palla dopo l'intervento di un difensore. Tolisso. Vidal. Hunter. Punta l'area. Occhio, cerca l'area di rigore. Vidal. Occhio a Thiago Alcantara. Offside che ci sta tutto. Immaginavo. Dica Carletto, dica. Ok. Ok. Ho fatto già tutto, mister, ho fatto tutto. James Rodriguez. Occhio al suo movimento. Cavolo. Ottimo intervento difensivo. Senza problemi qui per la difesa. Frank Ribéry. È reduce da un lungo stop, ma quando sta bene Ribéry può fare la differenza con le sue sepetine, la sua velocità. Prova ad andare. Murato dal difensore. Ci ho provato. Sandro Wagner. Dai, siamo, mancano 20 minuti. Sventa qui la minaccia. James Rodriguez. Sì, ho capito che lo manterrà a posizione, ma se la telecamera si sposta, non è colpa mia che io non vedo dov'è. Vai. Mella. Mella. Kimmich. Ce n'erano due lì di difensore addosso. A disposizione.
fuori gioco, fuori gioco. È tutto offside fermo. Ma che brivido in difesa qui. E qui hanno rischiato, Pier, il tecnico opta per il cambio e per la gestione del vantaggio. Tolisso Baragna metri all'interessante dello spazio. Ma dai! Letteralmente divorato il gol qui. Da quella distanza doveva almeno inquadrare la porta. Come caspita ha fatto? Ha tirato col piede sbagliato, ha tirato. Giustamente Carlo se incazza. Cioè, è normale. Non l'ha presa bene. Sostituiscilo, mister. Ha sbagliato un gol fatto praticamente. Vai, non risbagliare. Per Robben. Grave qui l'errore dell'attaccante, a tu per tu col portiere. Doveva segnare, punto. Ha provato a piazzarla, ne è uscita fuori una conclusione, ma mamma mia, inguardabile. È inguardabile, sì. Io non solo li mando a rete, ma sbagliano alla faccia degli attaccanti. Ho segnato solo io. E sì che io controllo solo Hunter, è il computer che controlla gli altri, quindi. Manca poco al termine della gara con questi ultimi minuti che possono regalarci sorprese. Buono il dive by. Perché è cascato per terra? Minuto 85, stanno amministrando il vantaggio, ma ovviamente la partita è ancora aperta. L'avevo già passata! Interessante. Baragna metri verso l'area. Vidal. Ribéry. Arturo Vidal. Ma perché? Il pallone gestito male e riconsegnato agli avversari. Due minuti di recupero segnalati dal quarto uomo. Hunter. Manovra in merda. Ma no. Però l'hanno vinto. Gol è il debutto sognato per Alex Hunter, quello di oggi. Una prestazione che lascia ben sperare per il futuro. Chissà che non possano voltare finalmente pagina dopo una prima parte di stagione caratterizzata da troppi passi falsi. Sembrava una partita facile sulla carta, invece hanno dovuto dar fondo a tutte le energie per avere la meglio. Ho fatto tutto, raga. Duro fino alla fine. Cogli l'occasione, crea almeno due. Mia, cinque ne ho fatte di occasioni da gol e non le hanno fatte. Cioè, porca boia, vinci la partita, vabbè. Andiamo avanti. La tua prestazione è stata incredibile. Credi di aver dimostrato qualcosa oggi? Beh, è stato bello ripagare la fiducia dell'allenatore, se è questo che intendi. E credi di avergli dimostrato qualcosa? Non so se ho dimostrato qualcosa, ma con la prestazione di oggi spero di aver ripagato la sua fiducia. Ora devo lavorare per aiutare la squadra a dare il massimo. Grazie Alex e congratulazioni per la vittoria nel tuo debutto. Grazie. Grazie, se non ci fossi stato io. Premi partita. Vediamo. Siamo arrivati all'80. Perfetto. Abbiamo tre attributi. Fischia l'accelerazione, sicuro. E poi faremo queste poi. Avanti. E siamo tornati a casa qui a Monaco. Ok, siamo terzi in classifica con 40 punti. Direi di vedere cosa ci aspetta ancora dopo. Andiamo avanti un po'. Ah sì, Alex. Che si dice, Dino? Beh, Alex, nessuno è contento. Il presidente, i tifosi, lo spogliatoio.
Fuori dall'Europa e attardati in campionato, non sono mai stato così stressato. Dobbiamo invertire la rotta. Farò del mio meglio per aiutarti, Dino. Il mister ha a disposizione una somma per acquistare un altro top player. Niente di meglio di un po' di sana competizione. Sono parole sante, ma non è ciò che vuole il mister in questo caso. Lui punta a creare una coppia d'attacco. E tu farai parte di questo piano. Mi piace. È per questo che ti ho fatto chiamare. Vorrei la tua opinione su chi tu pensi possa rendere meglio assieme a te. Oh, cacchio. Intendi anche nomi grossi? Credi a me, intendo proprio top player. Oh, caspita, Thomas Müller, Griezmann o Ali? Allora, io direi Griezmann. Griezmann tutta la vita. Cioè, gli altri hanno talento, ma lui è il più sveglio di tutti. Le sue finalizzazioni sono incredibili. Sapevo avresti scelto lui e sono d'accordo. I suoi giorni all'Atletico sono stati davvero speciali. Lo dirò al mister, sarà contento di sentirla. Grazie per essere venuto. Dino. Sì, Alex? Lo so che è merito tuo se sono qui. Grazie. Non preoccuparti, tornerai presto. Olè, e siamo tornati. Hunter Griezmann, hashtag in tendenza. Vediamo un attimo cosa ci aspetta ancora dopo. Ah, l'allenamento, vabbè, lo faccio così almeno. Alex, c'è qualcuno che vorrei presentarti. Alex Hunter, looking forward to scoring some goals with you. Oh, anch'io, amico. Faremo scintille, non vedo l'ora. It starts tomorrow in training. Sicuramente. Benvenuto nel club. Molto bene, ragazzi. Io direi che per oggi possa essere tutto. La prossima volta ripartiremo da qui con il nostro nuovo partner d'attacco, ovvero Griezmann. E staremo a vedere se funzioneremo come coppia. Io come sempre vi invito a lasciare un bel like, a commentare, condividere, iscrivervi al canale se non l'avete ancora fatto. E alla prossima. Ciao belli.